commedia Il medico dei pazzi, va in scena la compagnia teatrale L'Arcobaleno. Buon divertimento! All'inizio pensavo che facessero seriamente, ho
anche noi andiamo al caffè di Torrega, dove? C'è il mio nipote. Non va bene. Come non va bene? Non va bene. Possibile. Quello è il vino di Rosa Marcellina, non c'è niente di meglio, camere rose, spaziose. E non c'è niente di meglio, non fatevi sentire da nessuno. Tanto voi dovete stare pochi. Cicillo, sarà una stanza riosa e tutto quello che vuoi. Però da guardaporto sai cosa c'è dentro? Che non ci sono misà, non ci sono tovaglioni, non ci sono tazze. Possibile. Quanti pazzi che ci sono in giro? Quanti questi pazzi hanno bisogno? È chiaro che trovano dove devono ricoverarsi. Sì. E poi ce lo fermo io. È una struttura che resta a Rocca Secca. Sì, che resta a Rocca Secca. Cicci, vedimi una cosa. Ma tu, nella tua struttura, quanti posti letti c'è? Posti letti nella mia struttura. Allora, sono una ventina di casi. Scienziato, stai zitto, sono tutto vicino. Questa è una signora che 4 anni fa le morì il marito.
E mo dice, guarda, questa, lei è la padrona di questa pensione. La vedo la padrona. Ah, dicevo, vostro nipote tiene allegro a tutte le persone di questa casa. È un bravissimo giovane. E tutti quanti fanno bene di te, domandano di lui e chiedono, ma quando arriva il dottore, ma dov'è il dottore? E io gli dico, state tranquilli, arriva più tardi, arriva stasera, ma state certi che se avete bisogno, a voi ci penso io! Voi siete la padrona di questa casa? Sì, ma ancora per poco, perché io non voglio andare, Guardate, signore, io sto in questa casa perché sono costretto a starci. È vero, dottore, che sono costretto a stare qua. Sì. Io volevo andare. Chissà cosa farei per vederci felice. Però purtroppo non l'ho potuta vedere. Così. Ebbene, è la città. No, è morto. Povero Giannattasimo, mio. Lui diceva sempre, io farei qualsiasi cosa per vedervi felici. Però purtroppo è morto. Il cielo non è voluto. Io sono venuto a Cristo, che se non è comando di mio padre Cicchino. Grido,
caffè cos'è? Non lo bevo il caffè. Vai a bevete! Spero vada bene di zucchero. Sapete, ora che stavo venendo, Rosina ha voluto zuccherarlo a lei. Rosina! Sì, Rosina! Dice, aspettate niente. Su, signor Felice. È troppo dolce, signora Felice. No! Non è troppo dolce il mio caffè! È buono il mio caffè, signor Felice! No. Beva il mio caffè! No. Beva il mio caffè, signor Felice! No. Ha visto come posso Thank you.
ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Ci vediamo al cimitero. Ci andiamo a prendere una bocca d'aria e ci facciamo quattro risate. Domani andiamo a fare una bella passeggiata. Va bene. Allora, buonanotte. Buonanotte. Domani. Se non ci vediamo domani, ci vediamo il 2 novembre. Ed io stavo facendo lo stesso errore
e vi coltiveremo tutti i pari. No. Perdonatemi. Hai preso in giro. Io sono la macchina e queste sono le due leve. Hai preso in giro a me e alla zia un'annata anticipata. Ebbene, sì, vi ho mentito a tutti quanti, ma adesso vi dirò la verità, a tutti dirò la verità. Io vi ho ingannato a tutti quanti, perché ero diventato pazzo. Signore, mi avete salvato e dunque vi ringrazio, signore, grazie. Straordinari, fantastici, talentuosi, simpaticissimi.